Beh, come hai detto correttamente, oggi inauguriamo ufficialmente il sito, ma siamo operativi dal 28 agosto. È un sito di 4.700 metri quadri coperti, dove dall'apertura lavorano circa 30 persone con contratto a tempo indeterminato, più circa una settantina di persone dipendenti delle nostre società collaboratrici per tutto il servizio di consegne. Qui il lavoro è prevalentemente notturno. Beh, effettivamente sì, per garantire il servizio ai nostri clienti riceviamo la merce durante la notte, la smistiamo e la prepariamo appunto per il giro di consegne da mettere in atto la mattina successiva. Ricordiamo quali sono i territori coperti anche attraverso questo deposito. Ma fondamentalmente tutto il nord-est da Fiume Veneto è assolutamente comodo, tant'è che la scelta di questa location è stata strategica dal punto di vista logistico, che ci permette di arrivare praticamente nello stesso lasso di tempo sia a Udine o a Treviso piuttosto che a Trieste o a Pordenone o Belluno. Il loro smistamento, le persone non possono venire a ritirare il proprio pacco. No, all'interno di questo centro di distribuzione noi organizziamo le consegne presso i domicili dei nostri clienti e non è possibile venire a ritirarlo. Possiamo solo immaginare la frenesia che ci sarà qui anche sotto il periodo natalizio. Siete già pronti psicologicamente? Ma certamente il periodo natalizio è uno dei più caldi per noi di tutto l'anno. Ci stiamo organizzando, non a caso il centro di Fiume Veneto è stato aperto in questo periodo per arrivare pronti sotto Natale a soddisfare le richieste dei nostri clienti in una modalità lavorativa assolutamente organizzata e qualitativa. Più volte in passato Amazon è stata messa in discussione, additata anche nel mondo per i ritmi di lavoro e anche il metodo di conteggio, valutazione della produttività dei propri dipendenti. Come replica? Ma Amazon, come qualunque azienda nel mondo, ha alto interesse nel lavorare con la maggior efficienza possibile, nel rispetto ovviamente delle normative e dei contratti nazionali e, come le ho detto prima, fortunatamente all'interno di questa struttura il supporto che i nostri sistemi danno permettono a tutto il gruppo di lavorare con efficienza e qualità e sicurezza.